Ciao, buongiorno, buon martedì. Ah, come sempre faccio un resoconto di quello che abbiamo raccontato questa mattina. Beh, devo dire la verità, sono quasi a testa in giù come la mia scimmia che non vedete, ma adesso vi faccio vedere. Ecco, vedete, sono a testa in giù come la mia scimmia perché sì, è una scimmietta, guardate quella. No, dicevo, questa mattina abbiamo un po' cambiato quello che era l'appuntamento del martedì. Abbiamo sempre parlato di musica, ma ho voluto estrapolare, diciamo così, degli avvenimenti che sono successi nei primi 15 giorni di gennaio, dal 1900 ad oggi, insomma, tra nascite e morti, anche pubblicazioni di album. E allora, a proposito di pubblicazioni di album, beh, abbiamo parlato della pubblicazione dell'album dei Led Zeppelin, il primo album delle Zeppelin, tra l'altro, insomma, la contessa Zeppelin accusò i Led Zeppelin di aver utilizzato il loro nome, il loro cognome, questa casa reale a loro insaputa, e che, insomma, siccome si rifaceva al disastro dello Zeppelin, loro non volevano essere praticamente collegati alle due cose, anche perché la copertina dell'album delle Zeppelin, il primo, ritrae proprio lo Zeppelin che poi ebbe l'incidente nel 1935, se non ricordo male. Poi abbiamo parlato anche di De André, che appunto muore a gennaio, e ieri sera c'è tra l'altro stata anche una fiction su di lui, sulla sua vita, una vita particolare, un po' spericolata e movimentata, ma insomma abbiamo detto che è sempre un grande artista, un grande cantautore e soprattutto un poeta, perché ha lasciato delle bellissime canzoni. E di questo, insomma, sono andata di corsa nel nostro archivio a prendere l'album, e così ho trovato questo album di Fabrizio De André, dove potete vedere è strausato, e da questo album abbiamo passato La guerra di Piero, una bellissima bellissima canzone, e anche un po' qui la storia, che sì, si dice lui prende ispirazione da Georges Brassens, ma in realtà lui ha preso ispirazione da suo zio, che insomma, tornato dai campi di concentramento, gli ha raccontato un po' tutta la storia che aveva vissuto, e quindi lui rimase profondamente, diciamo così, turbato da questa storia, e lo mise in musica, così come tante altre canzoni. E poi, che dire, poi abbiamo ricordato che anche Ivan Graziani era mancato sempre a gennaio, e poi che venne pubblicato anche l'album Low di David Bowie, dove ci siamo ascoltati anche qui un brano, e tra l'altro Lo fa parte della trilogia berlinese dei tre album che vennero realizzati proprio in realtà non a Berlino, perché solo Heroes venne registrato a Berlino, ma che riguardano un po' la sua trilogia. Un altro artista, se vogliamo, molto particolare ed estemporaneo, così come David Bowie, ma un altro grande artista sicuramente. C'è chi diceva addirittura di cancellare il mese di gennaio con tutte le morti che ci sono state. In realtà, poi, se stiamo a vedere, insomma, gennaio, febbraio, marzo, insomma, un po' di tutto, alla fine dovremmo cancellare tutto il calendario, non va bene. Però noi li ricordiamo molto volentieri, li ricordiamo anche nella nostra trasmissione. Per cui martedì prossimo, insomma, mi piacerebbe continuare un po' questo viaggio, a scoprire che cosa successe, insomma, all'interno della musica. E tra l'altro abbiamo aperto dicendo che il 1 gennaio nel 1962 i Beatles vengono anche scartati a un'audizione della Decca, e si dice essere stato il più grande errore della storia della musica rock. Che dire, questo è un po' quello che ci si è raccontati, oltre ad esserci raccontati anche dei Guinness dei primati, e sì, strade strette, strade larghe, strade piccole, strade corte, insomma, un po' in giro per il mondo, e anche voi, insomma, mi avete aiutato a raccontare questi Guinness, ma direi di darci intanto appuntamento martedì prossimo per raccontare altre storie legate al mondo della musica. Anzi, se avete delle curiosità, beh, voi sulla seconda quindicina del mese di gennaio, vi invito a scrivermele a imhcalibuno@libero.it, e insomma, così martedì potrò leggerne qualcuna in diretta. Nel frattempo, insomma, potete seguirmi anche sul canale Patreon Simona Non Solo Radio. Direi che tutto, sì, vado, anche perché, insomma, la scimmietta poverina adesso inizia ad avere anche un po' male alla testa. Il sangue va in testa, è diventata tutta rossa, va bene, battuta un po', un pochettino sciocca. Che dire, vado anche a mangiarmi la mia merendina, perché insomma devo mantenermi in forma, e ho iniziato anche questa dieta per mantenermi in forma, per cui devo rispettare i miei blocchi, va bene. Intanto ci vediamo martedì prossimo, e nel frattempo vi auguro un buon martedì, ma una buona settimana. Ciao, un bacio a tutti, ciao.